Con Uslo Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslo Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslo Web Radio. Accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Mercoledì 21 febbraio, sempre puntuali in onda su Svegliati, su Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Questa è Svegliati Avvocatura. Vi presentiamo anche oggi questa puntata, o meglio vi presenterò solo io, perché Milena Miranda, per un po' di problemi tecnici in regia, ci ha dovuto lasciare. Siamo pur sempre avvocati, ma sarete con me, Pierluigi Serra da Cagliari. E allora, una nuova puntata di Svegliati Avvocatura, sempre con tanti preziosi contenuti raccolti da Angelo Marzo e Domenico Monterisi. Ieri lo dicevamo, sono puntate che comunque ci insegnano sempre qualcosa, non smettiamo mai di imparare. Questa volta parleremo di nuovo di privacy, GDPR e il nuovo algoritmo di Facebook, e poi di elezioni. Che cosa si aspettano gli avvocati civilisti dal nuovo Parlamento? Andiamo subito con la prima intervista, raccolta, come vi dicevo, da Angelo Marzo, con il Raffaele Barberio, che è il direttore di K4Biz. GDPR è il nuovo algoritmo di Facebook. Ci sono veramente tantissime implicazioni, dovremmo aggiornarci, imparare, perché da maggio entra in vigore il nuovo regolamento europeo, e allora vediamo che cosa ha da dirci Raffaele Barberio. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno a Raffaele Barberio. Buongiorno a voi. Ciao Raffaele, tu come presidente di Privacy Italia sei stato ospite di Sky e hai parlato del GDPR, del nuovo algoritmo di Facebook. Ne vuoi parlare anche per noi? Sì, con molto piacere. Ovviamente sono due argomenti non necessariamente sovrapponibili e hanno vita autonoma. Certo, quando Facebook mette in piazza, diciamo, un nuovo algoritmo, bisogna vedere in che modo questo nuovo algoritmo tocca i vincoli fissati dalle norme. E qui il problema viene, secondo me, ribaltato, cioè Facebook ha messo in campo un nuovo algoritmo per anticipare quanto il regolamento europeo impone. Diciamo intanto una prima cosa: il regolamento il regolamento europeo è uno strumento di cui si parla poco, se non nella ristretta cerchia di voi avvocati, di molti professionisti, e soltanto adesso le imprese e le pubbliche amministrazioni si stanno rendendo conto di questa scadenza ciclopica immediata che sta arrivando. Sì, veramente ciclopica. Ora, il punto qual è? Il regolamento europeo è uno strumento veramente rivoluzionario, questa è la mia considerazione. Perché? Perché è un regolamento che tende a proteggere i dati di tutti i cittadini europei in ogni flusso mondiale, il che vuol dire che Facebook, che ha una platea di 2 miliardi di utenti, guarda il regolamento con preoccupazione, e la nascita del nuovo algoritmo di Facebook tende a coprire tutti quei punti di debolezza che potrebbero far stridere la prassi ordinaria di Facebook con il nuovo regolamento. Questo è un po' il retroscena della vicenda, sostanzialmente. E quindi che fa Facebook?
Ma sostanzialmente, allora, diciamo che ci sono tutta una serie di attività che, diciamo, nel dietro le quinte del macchinario Facebook, che sono attività che riguardano tutti i nostri dati. Ora, il modo con cui questi nostri dati vengono maneggiati è un modo abbastanza singolare, perché in un certo senso, verso i nostri dati si fa tutto ciò che la legge non esclude categoricamente, in sostanza, e quindi c'è una forma di tolleranza quasi, no? Come dire, i dati vengono maneggiati, vengono trattati, non si fa granché differenza tra un dato e l'altro, e devo dire che in Italia, e purtroppo solo in Italia, non avendo noi una politica nazionale di cloud, ed essendo i dati di Facebook una tale quantità da dover necessariamente finire in cloud per ovvie ragioni, tutti questi dati che vanno a finire nei cloud, noi non sappiamo se rispetteranno poi effettivamente i canoni previsti dal maggio prossimo del regolamento europeo, cioè i dati dei cittadini europei possono circolare in Europa, possono essere custoditi in altri paesi europei, ma chi ci garantisce che uno spezzone di dato non venga temporaneamente spostato per ragioni di traffico, anche tecniche, su territori esterni a quelli italiani, a quelli europei. Dove non si applica. Dove non si applica, noi non lo sappiamo, questo lo si può sapere soltanto facendo una ispezione e quindi andando a verificare, ad analizzare i flussi di traffico pregressi, ma questo è ovviamente è un qualcosa che non può essere fatto meccanicamente, ci vorrebbero delle organizzazioni ciclopiche per fare ispezioni ex post, quindi è evidente che il nuovo algoritmo di Facebook è un algoritmo che viene messo in campo da Facebook per cercare di capire come adeguarsi al regolamento europeo. Non vi è dubbio che il regolamento è talmente stringente, talmente importante, che già le grandi banche d'affari hanno indicato, ad esempio nel caso di Google, una contrazione del 2% del fatturato, che sono cifre pazzesche. Nei confronti di Facebook addirittura alcuni analisti americani hanno previsto un crollo, una ridimensionamento del numero degli utenti, con una caduta del 20%, che su 2 miliardi di utenti vuol dire 200 milioni in meno. E questo si aggiunge ad un ulteriore fenomeno che si sta ormai manifestando con una certa virulenza, che è la cosiddetta fuga da Facebook, che non riguarda soltanto le fasce degli adolescenti, i quali considerano Facebook come il luogo dove si iscrivono i loro genitori sostanzialmente. Ormai geriatrico, no? Sì, esatto, ma anche il fatto che molta gente incomincia a decidere di andare sul segnale off di Facebook, cioè c'è una fuga in un certo senso dalla rete, è come se un grande pezzo di umanità stesse prendendo consapevolezza che fosse bene chiudere il telefonino durante certe ore del giorno, non guardarlo anche durante la notte, evitare di scaricare tutte queste app. È evidente quindi che quello di cui, la prima, per tornare alla tua prima domanda, se da una parte noi abbiamo un colosso come Facebook che mette in campo un nuovo algoritmo per fronteggiare il regolamento europeo, dall'altra abbiamo anche un livello di consapevolezza maggiore dal basso, tant'è che ci sono delle reazioni di chiusura, e questo noi lo misuriamo anche dal punto di vista del mutato atteggiamento della legge nei confronti degli over the top, cioè non solo Facebook ma anche Google, Microsoft, appena 5-6 anni fa erano considerate strumenti di liberazione addirittura, e oggi vengono invece considerati come strumenti di coercizione, strumenti che mettono le mani in tasca agli utenti, che si impicciano troppo dei nostri affari privati e in un certo senso
si ha una leggera percezione della nascita di una condizione di sorveglianza di massa. Ecco, quindi in questo quadro la vicenda dell'algoritmo di Facebook è un argomento che va monitorato, come vanno monitorate tutte le altre espressioni che hanno a che fare con queste grandi organizzazioni, i cosiddetti giganti del web, a cui noi abbiamo di fatto consegnato le nostre vite. Dovrebbero, forse dovrebbero diversificare il regolamento, cioè nel senso l'applicazione nella parte europea e nella parte non europea, no? Perché voglio dire, applicare un regolamento europeo magari ad un colosso per il quale l'Europa non attinge, o comunque è legale, mi sembra un po', no? Questo, cioè, Angelo, voi vi occupate con la vostra radio, direi quasi quotidianamente, di queste tematiche, ci sono alcuni elementi che io vorrei mettere in evidenza perché vanno a che fare veramente con le ultime ore. È di ieri la sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di Google nei confronti dell'AGCOM. Sostanzialmente l'AGCOM chiedeva a Google: dateci i vostri dati, pubblicitari. Perché? Perché la pubblicità è uno strumento importante, una risorsa importante che tiene in vita la stampa, quindi assicura indirettamente il pluralismo. E Google si è rifiutato sempre di dare questi dati proprio perché ha assecondato il principio per cui io faccio tutto quello che la legge non mi vieta, non mi impone di non fare. E quindi con queste escamotage loro hanno sempre dato un netto rifiuto: non vi daremo nessun dato. Quindi AGCOM ha fatto delle analisi sul mercato pubblicitario monche, perché Google occupa una parte pubblicitaria talmente elevata da aver messo in difficoltà o da aver imposto la chiusura non solo a giornali, ma ad aver messo in grande difficoltà anche le televisioni. Ieri il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso di Google e ha ridato sovranità in un certo senso all'AGCOM, che adesso è nella condizione di poter reclamare i dati di Google. Quindi ecco, questo è il mutato clima, diciamo, a cui noi stiamo assistendo, e questo è un dato molto molto rilevante. L'altro aspetto, ancor più allarmante per la verità, è la modalità attraverso cui silenziosamente, proprio perché non c'è nessun elemento di norma che lo vieti, silenziosamente alcune grandi multinazionali dell'informatica stanno mettendo le mani sui dati anagrafici dei cittadini italiani. Quindi con l'idea di offrire gli account di posta, si dice: però io posso darti, non ti posso vendere solo questo, devo venderti tutto il pacchetto, che vuol dire che tu mi dai tutti i dati e io li metto sul cloud. E questa è una cosa anche qui non espressamente vietata dalla norma, ma qui la politica deve fermarsi e noi dobbiamo reclamare alla politica, dobbiamo imporre alla politica una riflessione, perché in nessun paese europeo è accaduto quello che sta accadendo in Italia, e questo è gravissimo. Raffaele, come al solito le tue interviste sono sempre molto chiarificatrici e molto sul pezzo. Io ti ringrazio e una buona giornata. Grazie a te, Angelo, e grazie a voi tutti. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Tante riflessioni importanti. Allora, con il nuovo algoritmo di Facebook effettivamente sono delle implicazioni anche di natura economica molto rilevante. Andiamo avanti con il secondo. Prossima intervista di Domenico a Laura Iannotta, che è la presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili e nostra amica, tante volte ospite qui sulla radio dell'avvocatura. Cosa si aspettano gli avvocati civilisti dal nuovo Parlamento? Sicuramente tanto ascolto da parte del nuovo ministro, ma anche altro. Ce lo dice Laura Iannotta. Le interviste in diretta di Use Law Web Radio. In collegamento con la radio degli avvocati, Laura Iannotta,
presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili. Ciao Laura e tanti auguri. Grazie Domenico, ciao, ben trovato. Allora Laura, siamo a meno di 2 settimane dal voto e ti faccio una domanda che stiamo facendo un po' a tutti i protagonisti della politica forense. Cosa attendono i civilisti italiani dal nuovo Parlamento? Ma i civilisti italiani penso che attendano quello che un po' è sempre stato sollecitato, ecco, anche nel vecchio, chiamiamolo, Parlamento, e quindi sicuramente, come ormai penso sia poi una voce univoca da parte dell'avvocatura, un maggior ascolto di quello che sono le istanze prima di legiferare, perché sennò tu capisci che diventa un lavoro immane andare sempre alla rincorsa con emendamenti possibili o fattibili. Di riforma, quindi innanzitutto l'ascolto prima sì, di procedere. Ascolto fattivo prima di procedere, sì, perché voglio dire, l'ascolto sicuramente anche il ministro Orlando ce l'ha dato e non possiamo negarlo, però quando l'ascolto avviene dopo diventa insomma più difficile poi interagire o cercare di limitare quelli che possono essere, chiamiamoli, danni insomma per la giustizia civile. E poi sinceramente di riforme ancora continue, parlo sul codice di procedura civile, a nostro parere non ne dovrebbero più essere portate avanti. Mi dovremmo auguro che non ritorni il sommario. Dovremmo far stabilizzare un po' la procedura sì, e capire sì, se quello sì, che è stato nel tempo proposto e adottato sia effettivamente efficiente. Sì, perché altrimenti non se ne esce, poi si continuano a fare riforme, poi tu sei meglio di me, insomma, lavorando, svolgendo la nostra professione, che poi ogni novità diventa così soggetta a interpretazioni, a giurisprudenza, a dottrina, e quindi anziché accelerare a volte si rischia di allungare i tempi della giustizia, che sì, è vero, sono lunghi, a parte che si sono ridotti, voglio dire, parecchio, di questo dobbiamo prendere atto, a parte certi tribunali che vabbè sono cronici nella loro lunghezza e non so come si possa sinceramente rimediare, però è anche vero che così i tempi che c'erano all'inizio non sono più tali. Mi auguro, ecco, che non portino avanti questo sì, perché sarebbe sicuramente un danno, allungamento dei tempi e poi comunque un non rispetto e non di quelli che sono i canoni della procedura, che non reintroducono il sommario così come avevano pensato di fare in legge di bilancio. Senti Laura, noi attendiamo, siamo in attesa ancora dei decreti delegati in materia fallimentare, anche lì c'è il rischio di nuovi tagli di tribunali o di interventi molto importanti sulla geografia giudiziaria. Bisogna anche dire che quelli precedentemente adottati non è che abbiano poi portato tanti risultati. No, è vero, poi qui sul fallimentare ci sono alcune criticità. Io ho scritto un editoriale di recente su Guida al Diritto su questo punto, perché pur per carità dando atto che forse oggettivamente non è una delle peggiori riforme che sono state portate avanti, anzi però ha dei punti critici, quindi anche questa di così fare grosse procedure concorsuali soltanto in capo a determinati tribunali o come si ipotizza ai tribunali delle imprese, poi magari vuol dire bloccare di nuovo tutto quello che era un iter come tribunale di imprese che poteva andare avanti più velocemente rispetto ad altri tribunali, e poi il rischio ovviamente degli stop in quei tribunali che effettivamente magari lavorano, hanno comunque un loro iter a livello di procedure fallimentari e sono efficienti, quindi non vedo perché andare a toccare dove c'è efficienza. Senti Laura, io ho dato uno sguardo un po' a tutti i programmi delle grandi coalizioni che si confrontano. La giustizia civile è questa sconosciuta, cioè nessuno ne parla, a parte il refrain un po' stantio di avere processi più veloci, ma in effetti si parla di intercettazioni, si parla di agente provocatore, come sentiamo in questi giorni, ma della giustizia civile. Il penale fa più audience, il penale si sa che
richiama molto di più. No, la giustizia civile la richiamano poco, anche se effettivamente è sul tappeto da molti anni. Adesso non so se sia questo un bene o un male, nel senso che è un bene perché forse magari si fermano un attimo da mettere mano al nostro codice, un male perché non vorrei che sì, se lo scordassero del tutto e quindi magari tutte o alcune istanze che possono essere portate avanti rimanessero poi nel cassetto. Adesso qua dipende ovviamente da chi andrà su, chi verrà, chi sarà il nostro nuovo interlocutore a livello, parlo ovviamente di Ministro della Giustizia, certo, e come portare avanti anche tutte le varie, perché loro effettivamente ci hanno promesso che tutto quello che abbiamo così in sospeso nei tavoli, parlo anche di quello che c'era sulla genitorialità, quello ce n'erano diversi, insomma. Beh, è lo stesso, la stessa riforma del, diciamo, del Tribunale dei Minorenni è rimasta al palo. Il Tribunale dei Minori, il Tribunale della Famiglia, cioè, però loro hanno detto sì, rimane tutto così, poi gli altri che verranno andranno avanti da dove abbiamo lasciato. Sinceramente sì, dipende chi sono gli altri, perché io su questo non ho un ottimismo, una certezza, sì, che loro hanno dato, insomma, diventa un po' difficile da credere, però allora... dai, è chiaro che non facciamo istanze particolari in questo momento adesso, certo, perché certo. È pacifico che tutti ti diranno sì, certo, va benissimo, è le accogliamo. Chiaro. Allora Laura, facciamo così, ci sentiamo subito dopo le lezioni e vediamo, sì, che... vediamo se qualche speranza in più ce l'abbiamo. Ti ringrazio, sei grazie sempre disponibile te, con noi, ti saluto con grazie. Molto piacere, ciao cara. Grazie mille, ciao. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. E allora, cari colleghi, termina qui anche quest'altra puntata di Svegliati Avvocatura. Grazie per essere stati qui con noi, grazie anche a coloro che ci sentiranno tutti in podcast. Ringrazio Adelperio De Negri di San Pietro in regia, che ha fatto miracoli veramente oggi per far funzionare la piattaforma che non voleva funzionare. Saluto anche Milena Miranda, che non è potuta stare con noi proprio per questi problemi tecnici. Ancora un in bocca al lupo a lei per la seconda giornata delle elezioni al Comitato Pari Opportunità di Napoli. Un caro saluto a tutti voi, buone udienze, buon lavoro, buona giornata, ci sentiamo sempre e domani sulle frequenze della Radio dell'Avvocatura. Un caro saluto. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.